Ok, partita molto importante per la nostra stagione, per la nostra classifica. Dovremo sicuramente far fronte a diverse assenze anche importanti e incontriamo Brescia che arriverà qua sicuramente rinfrancata dall'ultima vittoria in Coppa. Sono una squadra che gioca con alta intensità, con alto ritmo, in continuo movimento a livello offensivo. Quindi non puoi distrarti un attimo e la nostra solidità difensiva, la nostra fisicità sarà una delle chiavi della partita. Il saper contenere le loro bocche da fuoco a partire da Della Valle, Messenburg, lo stesso Nikolic, hanno tante frecce nel proprio arco, Gabriel ultimamente sta facendo ottime partite, quindi diciamo che la chiave sarà quella, difesa forte e aggressiva e la lotta ai rimbalzi. In attacco cercare di chiaramente muovere rapidamente la palla come abbiamo fatto molto bene ieri sera con Asvel e distribuendo i palloni, cercando di trovare i vantaggi che si verranno a creare. Virtus Segafredo, Germani Brescia alla Segafredo Arena, 13-4 il record dei bianconeri, 7-10 quello dei biancoblu in campionato. Sul perimetro duello individuale tutto tricolore tra Bellinelli e Della Valle, 10,8 punti, 1,2 rimbalzi, 1,9 assist per il capitato bianconero, 16,4 punti, 1,7 rimbalzi, 3,9 assist per il numero 8 della Germania. Sotto canestro JT contro Kenny Gabriel, 8,4 punti, 6,7 rimbalzi, 0,5 assist per il francese della Segafredo, 10,4 punti, 7,3 rimbalzi, 1,2 assist per il lungo della Germania. Dal punto di vista delle squadre, dalla lunga distanza la Segafredo viaggia col 37,4%, la Germania col 34,5%. Dalla media distanza invece per i bianconeri 57,3% in LBA, mentre Brescia risponde con il 51,6%. A cronometro fermo per i bianconeri al momento il 73,3%, per Brescia 82,5%. Le carambole, quelle offensive, Segafredo 9,4%, Germani 10,9%, nella propria metà campo 25 Bologna, 25 Brescia. Gli assist della Virtus sono 17,5, quelli della Germani 16,6, mentre per la Segafredo le palle perse sono 13, per Brescia 12,2. Nell'ultima uscita la Germania in Eurocup ha espugnato il campo di Bourg-en-Bresse per 74-66. Dal campo i Lombardi hanno tirato col 44,1% da 2, col 38,5% dalla lunga distanza e col 100% a cronometro fermo. 10 rimbalzi offensivi e 29 quelli nella propria metà campo. Gli assist sono stati 16, le palle perse 13. Il top scorer per la Germania è stato Kenny Gabriel, autore di 19 punti, mentre due giocatori si sono attestati a 7 rimbalzi a testa.